Potremmo dire, eccoci qui, un nuovissimo episodio. Siamo su Baldur's Gate 3. Io, come sempre, sono l'Arax di Cormaris e siamo di nuovo nella tana dell'orso gufo. Allora, in particolare, volevo ringraziare fin da subito Ikigo, perché nei commenti mi ha dato consigli molto utili, partendo dal fatto che possiamo di fondo riuscire a, come si dice, usare gli incantesimi di concentrazione una sola volta, alla volta, mi perdoni, e in seguito, guardate qui, le stalattiti potevano essere rotte, credo che avrebbero fatto danno di fondo, anche se c'è da dire che sono molto inefficaci perché ce ne sono solo due, come vedete, una qui e una qui, quindi dovevamo fare spostare l'orso gufo proprio in quella direzione e, come vedete, hanno 24 di vita, quindi non sarebbero cadute proprio velocemente, ecco. A parte questo, in seguito, perché ho scoperto questa cosa? Perché mi ha dato il consiglio di girare un po' ancora nell'area per capire l'enigma, per aprire il forziere dorato. Ora, oggettivamente io sono un bel po' stupido perché ho usato il salto in 10.000 maniere diverse in questi episodi e non ho mai pensato a fare semplicemente questo. Ok. Da percezione mi serve Gale. Molto meno di quello che sembra. Leggiamo. Una preghiera dedicata a Selun, che invita tutti ad accettare le benedizioni della Vergine della Luna e godere assieme della sua generosità. Just an old prayer. Gale, tu che sei il Always ought to nostro religioso di turno. be. This prayer bears the same symbol as the chest. I think it might just be the key. Ok, infatti, ora lo raccogliamo. Tra l'altro qui c'è anche un libro, io mi sono fermato qui fondamentalmente, un volume impolverato che parla del conflitto tra le due divinità sorelle, Selune e Shard, dopo che Selune accese il sole per donare la luce, sostentamento e calore all'universo. E infatti proprio per questo mi ha anche corretto, Ikigo in questi casi, anzi non vi preoccupate, mi fate più che piacere, perché mi ha ricordato che di fatto il nostro cuore oscuro è una veneratrice di Shar, non Selune, che ok, non ce l'ha ancora detto, ma lo reputo più che abbastanza palese. Parte questo, quindi ora no, col cazzo che ci interagisco. Testi di preghiere di Selune, se lo leggo vicino. Ok. Unlocked. My prayers are answered. Che carino. Bene, ora possiamo dare un'occhiata. You should leave it, or even destroy it. Chissà perché. Vediamo di forzargli la mano e vediamo di farglielo ammettere. This Perché? rubbish is an offering to Saluna. At best, it's worthless. At worst, who knows? Could be cursed. Do not trifle with that moon witch or her trinkets. Only trouble will follow. No, non voglio usare intimidire, tantomeno persuadere, nonostante abbiamo un bel po' di bonus. Voglio provare intuizione, che abbiamo comunque un più 2. Perché voglio vedere se riusciamo di fondo a estrapolare qualche informazione. Oh, ok, perfetto, siamo a cavallo. Should have stayed quiet. You want the truth? Sì! Fine. I Perfetto. worship Shar, mistress of the night, Non era un mistero. Saluna's twin and foe. Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. Non ho accettato di unirmi a una seguace di Shar. Vabbè, non mi interessa che Venere, abbiamo problemi più grossi. No, vabbè, questo sembra molto una menefreghista. Avresti potuto dirmelo per quanto tempo avresti mantenuto questo segreto? Lei giustamente dice: ma chi cazzo ti conosce? Però quella più o meno pacata tra le quattro opzioni. Forever, ideally. And you assume too much about what I can and cannot tell. Secrecy is everything for Shar's children. It is our code, our creed, our shield. I even keep secrets from myself. I had my memories suppressed so that nothing I know could be used against the Dark Lady. Once I prove myself, my memories will be restored. I'm not sorry I kept this from you. Not one bit. Though, perhaps that might change, if you can show an open mind.
Forse non è andata malissima. Vediamo quanto posso essere aperto mentalmente allora, dimmi di più. Talk to me later. We've got more pressing matters to see to right now. Ok. Diamo un'occhiata. Rituale di Selunia. Leggi. Quest'uomo descrive gli antichi riti di iniziazione osservati da alcuni dei seguaci della dea della luna, Selune. Quando un giovane raggiunge la maggiore età, viene lasciato da solo nelle zone più selvagge. Lì deve dimostrare le proprie abilità di orientamento e sopravvivenza, nonché la sua determinazione a voler tornare al bagliore argenteo della Vergine della Luna. Una volta ritrovata la strada di casa, la sua fede e la sua dichiarazione di Selunita... Ok... saranno al di là di ogni dubbio. Non sei di meglio. Rapidità di mano. Mi prendi per il culo. Oh, 20 bello, fantastico. Ok, credo che c'era magari qualche altro... come posso dire, qualche altra trappolina. Idolo di Selun. Una statua di Selun, Nostra Signora d'Argento, la Vergine della Luna, che contempla serenamente il mondo. 60, certo che me lo prendo. Pendente della lacrima lunare, danza contorta, mentre possiedi il 50% o meno dei tuoi punti ferita, non provochi attacchi di opportunità. Che interessante. Sul retro di questo amuleto, proprio sotto una delicata falce di luna, sono incise le parole: il tuo novizio è finito, Robin. Che un po' della luce della Nostra Signora possa accompagnarti sempre. Oh, questo lo vediamo a cuore scuro, che chissà come se la prenderà se gli facciamo indossare un amuleto. Ma non dice niente, però a lei conviene, perché più di tutti è quella che potrebbe subire problemi dovuti alla morte non volontaria, diciamo così, ma sicuramente all'avvicinamento di persone. Nel mentre, seguendo sempre i consigli di Vigo, devo uscire fuori, perché su questa cosa non ci ho minimamente pensato, ma anche perché il tempo ormai si era già chiuso e non volevo continuare fin troppo nell'episodio. Sì, ragazzi, voi parlate, ma io non ho i sottotitoli perché siamo in caricamento, porco Giuda. La Madonna, che schifo! Carica velocemente queste texture. Ecco, dicevo, non ci ho minimamente pensato, effettivamente forse avrei dovuto pensarci, perché... Ok, lui è morto... Qui, tra l'altro, c'è... Karlach. No, scendi, non voglio attivare cose strane, perché dovrei fare anche un bel riposo. Però, dicevo, effettivamente noi abbiamo avuto metà della lancia, giusto? Ecco, punta di lancia spezzata. E non ho pensato al fatto che il nano che abbiamo lasciato morto, cioè non che lo potevamo salvare, però il nano morto invece ha niente che poco di meno che un'altra parte di lancia che noi credo abbiamo lasciato. Ecco, asta di lancia spezzata. Quindi ipoteticamente possiamo provare a combinarli. Personalizza? No. Combina, ecco, ma lo posso fare con tutto? No, solo con alcuni, ok. Combina con la punta. Vediamo che ne esce fuori. Visione dell'assoluta 411. Addirittura. Notte assoluta. Quando colpisci un bersaglio con quest'arma, questi deve superare un tiro salvezza su destrezza o essere accecato. Inoltre infligge 2-12 danni perforanti extra alle creature con più coppie di occhi. Ok, strano, però va bene. La competenza in quest'arma, vabbè. La punta di questa lancia colpisce infallibilmente gli occhi dei bersagli a cui mira. Oh! Questo direi che più di tutti lo possiamo dare ad Astarion, che dovrebbe avere un bonus di merda, fondamentalmente. Un bel bonus di merda. Cuore scuro, tu 2-9. Gale, nemmeno te lo dico. Appunto. Dovremmo cambiare il più velocemente possibile gli attributi, perché innegabilmente la lancia è molto utile. È molto utile, perché credo, cioè, che sicuramente, conoscendo Baldur's Gate ispirato a D&D, prima o poi per forza dovremo incontrare un Balrog,
c'è un Balrog, magari. No, magari manco no, cioè ci ho ripensato, niente Balrog. Dicevo, dovremmo incontrare un Beholder, quel ragazzone pieno di occhi, tante cose carine. Quindi credo sia più che utile ed efficace concentrarci sull'abbandonare. C'è anche un bel riposone lungo all'accampamento. Dovremo abbandonare le nostre armi e prendere quella lancia che ci sarà molto utile, perché immaginate, ogni colpo dovrà fare un tiro su destrezza. Sarà molto utile. Che cazzo sta succedendo? Perché parlate? Afira del bosche. Ah sì, lei è la barda. Che però non mi puoi far partire così così. Rinfresca le memorie. Chi hai detto di essere? Afira, che cosa ci fai qui? I'm sorry for barging in like this, but I had to come find you. You've well, inspired me. I want to stand on my own two feet to prove that I can be half the bard Lihala was. Okay. I want to join you to fight by your side. I want to help people as you've helped me. In realtà sarebbe più sicura con me che al boschetto, cioè parliamoci onestamente. Ma questo è strano perché non era nei personaggi iniziali, quindi mi stai dicendo che io posso reclutare companion che sono anche al di fuori dei personaggi iniziali, interessante. Infatti proprio per questo volevo anche rispondere a Byron, perché sì, effettivamente è il gioco nelle mie corde, ok? Perché lui ha detto non è il gioco nelle mie corde, però è carino. E secondo me Baldur's Gate è da provare a priori, perché ok, a me piace questo tipo di genere, però indipendentemente se vi piace o no, come vedete è pieno di tantissime meccaniche. Sei sicura? La mia vita... la mia è una vita pericolosa. I've been running since El Terrell. And when we finally arrived at the Grove, we found danger there too. Unless I hide away from the world, I can't avoid it. So I'd rather face it head on. With you. Puoi unirti a me, mi piacerebbe averti qui. Really? Just like that? Oh, thank you. Thank you so much. Just keep it quiet here. I won't let you down. I promise. Ok. Quindi ora abbiamo anche nostra signora dei bardi qui. I can't wait to hit the road. Where will we go? Neverwinter? Oh, can we go to Waterdeep? Per ora limitiamoci a Baldur's Sorry. Gate. I'm getting ahead of myself. Let's take it one note at a time, as my teacher would say. Ok, questo è strano. Non so se me la posso portare con me. O semplicemente ci seguirà e basta. E direi che più di tutti ora ci facciamo un bel salvataggio, perché ora parte il momento di... facciamo un bel recap, parliamo con un bel po' di gente e tutto il resto per chiarire al meglio. Not this one. No, this one. And this one less worthy still. Che cazzo stai facendo? Ancora meno degno, altri indovinelli del buffone... No, dai, no, dai, così è cattivo. Cosa stai facendo? Writing the balance. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the absolute. E lui giustamente sa già tutto. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid. Ah, sì, proprio lui mi recluta i companion, praticamente. Questi gregari si uniranno a me volontariamente? Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Credi che possa fidarmi di questi cultisti? Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Hmm.
Vorrei parlare dei gregari. Vorrei parlare di qualcosa. No, però così reclutare a cazzo no, cioè fammi fare un salvataggio e vediamo se riesco a reclutare, cioè almeno quantomeno mi dai un pannello, se a caso non mi serve proprio a nulla. Fate, dost thou require a new ally? Ok. Very well. Impossible. Thy party. Oh, che palle, mo ne devo togliere qualcuno apposta. Tu ti sei buggata, dovresti avere un liuto in mano, però va bene. A parte questo, mio caro Astarion, cosa hai da dirci? So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. Penso che sia meglio se rimani all'accampamento per un po'. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. Per favore, resta qui e basta. Guess I'll spend my evenings lounging here. Well, you do all the hard work. It sounds awful. Ok, Astarion, da un certo punto di vista mi fai un po' paura. A parte questo, avvizzito. Gregari. Ok, recluto un gregario. Ah, me ne posso creare uno da zero? Così sarebbe un po' triste, perché creare un personaggio da zero vuol dire che sarebbe totalmente, assolutamente sciapo. Donna barbuta sempre piaciuta. No, aspetta. Quindi... Ah, non li posso propriamente reclutare da zero, cioè crearli da zero, ma posso... Che cazzo sei, Drow? Oh, che carini che siete. Quindi hanno pure una loro mezza storia. Sarebbe interessante vedere se sono proprio sviluppati al 100%, cioè nel senso hanno delle modi di parlare, possono interagire con l'ambiente, robe simili, però per ora non mi interessa. Ok, riprendiamoci un attimo il nostro possesso, vediamo se riesce a dirci qualcosa. Probabilmente dovremmo andare a letto, che tristezza ragazza mia. Là è Zell. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Sei sicura che un asilo sia l'unica via per trovare una cura? Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zathisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir Library. The library was a gift from Vlakith herself, that we may gain total understanding. Ok, un asino piccolo. Quel tipo di conoscenza è molto prezioso. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers. Exploring planes so distant, order turns to chaos, and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. È carina questa cosa, io che pensavo che eravate dei semplici barbari. Sembri così insolita, i Gethin sono rari da queste parti. Non avevo mai sentito parlare della tua razza prima della mia cattura. I suppose I am as alien to you as you are to me. I know of your kind, but I do not often encounter them. Those diminutive scales of yours look like mistakes. Pure il tuo naso sembra un errore. Meglio avere le scaglie che essere senza naso e coperti di macchie. Better is an opinion. I much prefer Githyanki aesthetic to undersized worm. Figlia di puttana! I don't intend to keep my eyes trained on you for longer than necessary. Se molte cose sui Mind Flayer.
I understand much beyond your comprehension. Ma perché tutti si credono più intelligenti? I know the cure for our condition. It is imperative we locate a crash. You do well to observe more and question less. Che palle che sei, però. Sai cosa succederà se non troviamo una cura? Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for four great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist and a mind flayer is born. Questo non succederà, troveremo una cura. Perché da dragonide? Words forged in steel. Oh! May your actions express the same metal. A lei piacciono quelli col cazzo duro, diciamocelo sinceramente. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Sì, ho preoccupata perché non ci trasformiamo, è una buona notizia. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Il mio passato è un mistero per me. Potrebbe essere stato il parassito ad averlo causato. Seramorphosis takes all of you. Mind, body, soul. An ordinary tadpole would eat at your memories until they were lost to the void. But our tadpoles are far from ordinary. I wonder if another factor is in play. Ho queste strane pulsioni, voglio uccidere, voglio sangue. Vediamo lei se almeno ci prende sul serio. Many a good warrior savors the scent of blood in the air. No, non ci prende sul serio. A capricious murder now and again. Too many, though, and you waste energy and dull your weapon. My suggestion: attack with purpose and savor your kills. And if the urge proves too much, well, I'm sure we can find you a goblin or two to carve up. Oh, questa è carina. Ok, per ora ce ne andiamo. E ci dovremo fare, direi, allora, tutto il simpatico giro a parlare con tutti quanti, tra cui anche Will. The Blade of Frontiers at your calling. Com'è che la Lama della Frontiera è finita a dare la caccia a una diavolessa agli inferi? Karlak's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it, and she was planning to return. One of the archdevil Zariel's own, chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mindflayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlak might be taking. The damage she might be doing. Chi è questa tua fonte? A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. Passiamo ad altre questioni. Right. What else is on your mind? Ho notato il tuo occhio di pietra, l'hai perso in battaglia? A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moon Sea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. Ah, but that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Parliamo di altro, giustamente sono tutti privati. What else is on your mind? Come sei diventato la Lama della Frontiera? My father once said, one does not pursue a champion's life, one merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle. But I remember drying the boy's tears after. Quale gesto potrebbe essere stato più bello che salvare una vita? Deve esserti sentito orgoglioso. No, angry at the monsters preying on innocence.
angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. Balduriano, è bello dare finalmente un volto a un nome. And it's nice to meet someone of your talents. Having a worm wriggling in my skull didn't instill much confidence in the days ahead. With you as my ally, the future looks a little less daunting. Ok. Non gli diciamo del coso di uccidere, eccetera, eccetera. Tanto credo che nemmeno lui mi prenda particolarmente sul serio, ma a parte questo, mio caro Gale, qualche altra brillante affermazione? Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. Ok, tu non ci dici nulla. E quindi giretto tattico, e direi che più di tutti dovremmo andare a parlare con nostro cuore oscuro, che ci aveva promesso un discorso post, come dire, un momento più calmo. Beh, raccogli la piantina che non fa mai schifo. Tesoro mio. Something the matter. Cosa ti affliggeva prima? The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Quindi sapevi di quello che mi hai detto prima? Spero che sarai più... vabbè, no, questa è cattiva. Perché Shah ti sottoporrebbe una cosa simile? I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. Ok. Cosa scatena il dolore? It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Ok. Come fai a convivere con una cosa del genere? It's less difficult than you might imagine when you can't remember life without it. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Non mi piace molto come filosofia, però l'accettiamo. Cambia argomento. Vorrei parlare di tutto quello che ci è successo, vorrei conoscerti meglio, cuore oscuro. Prima di tutto vorrei parlare della tua fedeltà a Shah. Sure you do, but please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Le mie scuse, non volevo ficcare il naso. Potrei dover rivalutare la tua scelta di viaggiare. No, beh, questa è cattiveria. Dovresti fidarti di me, sono sulla stessa barca dopo tutto. Parliamo prima di tutto con non ho i problemi con i fedeli di Shah, perché posso capire che vengano abbastanza ostracizzati, e quindi credo che il suo problema principale è che magari ci vede non come una persona che vuole conoscere il suo culto, ma più come una persona che sta testando quanto è pericolosa. Praticamente Cuore Oscuro ci vede come una persona che sta testando quanto lei è una minaccia. Invece voglio sinceramente capire di più sul suo culto. Difficoltà 5. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah, mistress of the night and lady of love. Guarda come lo dice con supponenza. You've heard of her? Sinceramente la tua fede a far tua non sembra molto invitante a giudicare dei suoi titoli. Ho sentito molti denigrare il culto di Shah, da alcune parti addirittura vietato. Well, if that troubles you, perhaps you should fetch the bailiff to arrest me.
Ah, but there's no bailiff here, is there? Ma non volevo dire quello. And the dangers left. We're in this together. But I'll happily go it alone. My faith will keep me company. Non volevo dire questo. Ma che palle, io non volevo dire quello. Ok, ora siamo di nuovo qui. E lo so che molti non piace il fatto che ricarico, però alcune volte ricarico perché magari io interpreto in una maniera il dialogo e invece viene espresso in tutt'altra maniera, perché se dico rinfrescami la memoria avevo paura che dava proprio l'idea di ah ma non so un cazzo, illuminami tu, e sembrava quasi una presa per il culo. Invece ho sentito molti denigrare il culto di Shard, alcune parti addirittura vietato, non volevo che va l'impronta di un'accusa ma bensì di sincera curiosità, quindi rinfrescami la memoria. My Lady Shard is the Night Singer, the patron of darkness and loss. Affascinante, continua per favore. Most fear the dark, like children, because in darkness they see their fears reflected. But Shah teaches us to step beyond fear, beyond loss. In darkness, we do not hide. We act. Pain, hope, the promise of better days. All of these are heavy cloaks that bend our backs and burden our hearts. We shed those cloaks. Before Shah, we stand gloriously naked, beyond the vanities of mortals. In che modo esattamente i seguaci di Shah avvicinano le persone alla propria dea? We tear down the lies the world is drunk on, the institutions they trust, the so-called gods they worship, the lives they cling to. We destroy false idols. Topple corrupt organizations, fight heretics wherever they're found. There's often suffering, death even. Many people break before they embrace Shah's truths. Però un po' troppo fanatico. Mentirei se ti dicessi che non sembra convincente, dovresti raccontarmi di più una volta o l'altra. Facciamo un po' gli accattoni, facciamo i beccaccini, dai. You're wiser than most. Many people balk at our doctrine. It's the reason why we cherish secrecy. You've a habit of saying all the right things. Either you're very glib or... Più la seconda. Maybe both, knowing myself. But yes, once we've saved ourselves, we can talk more on this. Ok, per ora cambiamo argomento. Vorrei conoscerti meglio. Tutto, ci allontaniamo un attimo, facciamo un salvataggio, perché ora so che ci stiamo andando a buttare oggettivamente in un bel barile di merda, quindi con cauzione, precarietà e serenità proviamogli a chiedere. Vorrei conoscerti meglio. Cosa ti ha portato al culto di Shar? She took me in when no one else would. Without her I wouldn't be alive. She's my mother. She nurtures me, cares for me, loves me. Don't believe the lies the Saloonites tell. Dimmi qualcosa su di te al di là di Shar e dei Girini. What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Dovrei mostrarmi un'orchidea notturna, semmai le passeremo accanto. It's a deal. C'è qualcos'altro che vuoi dirmi? No, I can't. Quite literally, I mean. With my memory suppressed, I can't betray Shah's secrets. And I can't remember much of myself either. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Hai fatto rimuovere i tuoi ricordi, sembra un po' estremo. Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me when I succeed. Che di fatto è molto simile a quello che fanno con i ragazzi appena maggiorenni di Selun, il trattato che abbiamo letto. Per ora va bene così. Sicuramente quello che voglio fare
ora è cambiare per un momento Gale con la lama della frontiera, perché uno iniziamo a vedere un po' come funziona anche il nostro amichetto, e How due can I help? ho bisogno che tu rimanga al campamento per un po' I anziché venire question the con me. wisdom of that decision, but so be it. Ok, forse viaggeremo di nuovo assieme I'll più be avanti. here in the meantime, idling away the hours. Perfetto. Più che altro perché ora ci stiamo avvicinando a Carla e al Well, demone di cui lui parlava. Vorrei che tu inizi al mio that's the gruppo. spirit. Ok. Ora avrai 150 livelli da far salire, che due coglioni, fatelo dire. Così va anche bene. Sì, chi se ne They frega, look ready. Will. Posso dirti, Will, che sei armato di merda, ma proprio di merda. Tra l'altro, veneri l'immondo. Quanto sei stronzo, ho fatto anche rima. Armature leggere e scudi. Non sei per niente il mio tipo di guerriero di classe To che do. adotterei. Però, per ora andiamo a letto e vediamo un po'. Seleziona automaticamente. L'importante è che non mi prendi l'ovetto. Ecco, questo non me lo tocchi, lo vendiamo quello. Per il resto sì, mi ha preso un po' cose generiche, va anche bene così, chi se ne frega. Riposo completo. Che cazzo ti You succede? open your eyes with a lurch, and you are not in your bed. You stand above a body which is Oh! in a state of gore nearly beyond recognition. The body of that brave girl who earnestly swore to devote her life to your Oh! cause. Her blood covers you, and its warmth feels like the embrace of an old friend. You recall nothing of how you ended up here. But your head pounds and aches. Sforzati, indaga, vabbè, abbiamo. Prenditi cura del corpo, non puoi lasciarlo così. Cristo santo, io che dicevo, guarda che carino, iniziamo ad addobbare l'accampamento pieno di bardi, magari ci porteremo un mercante. Questo ha dilaniato una persona, ma a questo punto credo che se non avevamo presenza oscura non sarebbe venuto proprio. Sforza di ricordare qualcosa, qualsiasi cosa. È un po' alto, però ce l'abbiamo fatta. Single moment comes to you, the flash of abject terror in her eyes, blood spilling from her lips. No time for last words. Guardiamoci anche attorno, vediamo se funziona. 13. Vabbè, non erano grandi There are numeri. dozens and dozens of wounds on the corpse. The killer did not stop savaging it, even when she was long gone. Ma And your il. dominant arm aches. It aches from stabbing over and over. Se notate, gli ha No matter how it staccato. appears, the body is there, and her blood is on your hands. The question flows through your mind. Who are you really, that you could be guilty of such bitter business? Tra l'altro, se notate, gli manca un corno perché gli ha trafitto il suo stesso corpo con il suo stesso corno. Rifiuti di credere di essere responsabile, ammira questa morte meravigliosa. Entra in contatto con il tuo parassita, può essere sua la colpa? Dubito. Chiedi quale maledizione affligge il tuo cuore, dal punto da farti uccidere nel sonno. Something wicked must have woken you. The contemptible pervert within must have lavished slash after slash upon the girl. But where, oh, where could that monster have come from? If only you knew yourself better. You don't have much time for reflection now. You need to act. You may only have a few moments before the others awaken and begin to cast blame for the hot sin before you. Cerca il corso d'acqua più vicino per lavarti via il sangue. Ah. Comunque non so quanto è minimamente saggio quello che stiamo per fare, però.
Voglio che si crei un rapporto sincero con tutti i miei compagni. Potrei nascondere il corpo, ma mi rimarrebbe il sangue addosso. Potrei lavarmi il sangue d'addosso, però rimarrebbe il cadavere. Vabbè, tornare a dormire, però chi se ne frega? Torno a dormire insanguinato. Preparati ad affrontare gli altri, non ha nessuna intenzione di nasconderti. Your misdeed is bright and clear as the dawning day. Non succede nulla. Another waif dead before her time. I wonder how it happened. Here's hoping the explanation is less sloppy than the kill. Now, I can't help but notice that one of us is positively dreading the other. So, Grazie, Astario. she was brutalized. The killer knifed her many times after she was dead. Was it you? Deve essere stato un animale selvaggio, era già morta da tempo. Non l'ho vista. No, dai. Non so cosa sia successo quando mi sono svegliato, lì era già morta. Credo di averla uccisa. The blood speaks for itself. Why? Il mio corpo ha agito al di fuori del mio controllo, ha avuto degli spasmi. Mi sono svegliata all'improvviso durante la notte ed era già tutto così. Siamo Parasite sincere. must be affecting you deeply. The worm in your head has never slept more peacefully. You know in your heart it was something deeper, hungrier. Io non lo so, potrebbe essere stato il girino. Resta in silenzio, è la cosa migliore. An uneasy feeling lingers in the air. As the Inquisition departs, you are left alone with a familiar headache. Fatti sovrastare dal lutto, desideravi davvero viaggiare al fianco di Alfina. Prometti, riprenderai il controllo delle tue azioni e salverai il prossimo innocente. Respira profondamente, devi scoprire la causa della tua follia per evitare che si ripeta. Gongola, l'unica gioia più grande dell'omicidio è quella di farla franca. Stringi i denti, ci è mancato poco, la prossima volta nasconderai il tuo crimine con più attenzione. Fatti sovrastare dal lutto, mi sembra la cosa più One logica. more failed adventurer, gone to the mud now. Un taglio alla musica. Questa è bellissima. Liuto di Liala. Intrattenere. La superficie di legno di questo liuto è opaca e lograta dal tempo e dall'uso, ma le sue corde e i suoi tasti sono ancora di eccellenti condizioni. Beh, questo ce lo prendiamo. Non prendiamo la pera. E questo ti dirò che lo equipaggiamo come ricordo, monito assoluto del nostro assoluto fallimento. Vorrei parlare un attimo con gli altri e vedere cosa ci dicono. I thought this camp was supposed to be our safe haven. Not quite so when we wake up to dead tiefling bards. I may have difficulty sleeping for a while. Riguardo a quello che è successo ad Elfira, non è di peso da me. Vorrei parlare di tutto quello che è successo, che ci è successo, non nel momento. So, you're not in full control of your faculties. If you think it might happen again, warn me. I would hate to have to kill you. Ok, onesto. Diciamo che abbiamo fatto un gran bel casino. Un gran bel enorme casino. Carino però comunque che ha fatto il cerchio. No dai, dai, smettiamo. Mi dispiace, oggettivamente mi Just faceva remember, piacere. I don't judge you for what happened to that bard, Elphira. But the look of guilt on your face was priceless. Sono felice che ti sia divertito a vedermi nel panico. I don't care really, but you could have been more subtle about it. Ok, grazie Astario, non credo diventeremo mai amici del cuore se hai queste tendenze. I was no friend to Alfira, but there was no sense in killing her. I'll be watching everyone in this camp like a hawk, especially you.
Non ho ucciso gli Alfiri, a qualunque cosa tu possa pensare. I'll tell you what I think anyway. I won't miss Alfira, but I won't stand for chaos. Govern your hunger before it governs you. Ok. Ora, loro due ci odieranno a morte. Alfira wouldn't have harmed a housefly. A gentle young soul slain in her prime. Whoever the culprit, let it be known. I will not stand for more innocent blood being shed in our camp. Questa sete di sangue è un impulso di distruggere, meno male, uccidere. Anger, I understand. We've been preyed on by elithids, suffered in... Ma non è il verme, smettetela! Bloodthirst is another matter. But perhaps not too big of one, if it's a devil or demon's flesh you're wanting to tear. Tutti mi dicono di spostare la mia rabbia su altre cose, ma non è così facile per un cazzo. Go on then. State your business with me, from a safe distance. It's all the same to you. Quello che è successo ad Alfira non è stata colpa mia, lo giuro. I'm sure that will be of small comfort to her. Ok. Mi dispiace non averla... cioè, non poterla seppellire in qualche maniera. Però, signori, che dire? Fatto ciò, con questo bel assassino alle mie spalle, sono costretto a rammentarvi che il tempo... sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. E ci becchiamo nel prossimo episodio.